Una camminata particolare, innanzitutto insomma spieghiamo perché da paura. È una camminata da paura proprio alla Fanese. È da paura perché? Perché parla di fantasmi, parla di angeli e parla di segretari dei vescovi alchimisti. Questa è, se c'è la paura, ma soprattutto ci sono tre storie di fantasmi, ragazzi, che fanno accapponare la pelle. Ho paura da per me solo, raccontala. Il Teatro della Fortuna però sarà anche il punto di partenza di questa camminata. Come si svilupperà? La camminata inizia dal Teatro della Fortuna, poi entreremo dentro la Pinacoteca Civica. Dentro la Pinacoteca c'è un angelo custode che non tanto il dipinto, non voglio fare il professore di storia dell'arte, ma proprio la tela ha una storia straordinaria legata a un circolo letterario americano che si chiama Circolo Letterario Fano, e poi vi dirò il perché. Poi andremo dentro il comune. Dentro il comune, quanta gente è entrata dentro il comune, entra tutti i giorni dentro il comune di Fano, ma il comune di Fano era un convento immenso, il convento dei francescani di San Francesco. Accanto c'è la chiesa senza cupola, senza tetto, perché nel 1930 con il terremoto cadde, che quella è la chiesa di San Francesco. E all'interno anche lì c'è una presenza, questa volta è uno solo, e che si aggira per i corridoi del comune di Fano, e io vi racconterò chi è quella presenza e perché sta lì. Nittut in Scirisciola. Nittut in Scirisciola, vestitevi leggeri, perché il 28 di lui sarà caldo un bel po', e Marc Mand, portav qualcosa perché magari ci sarà anche i brividi de freddo, e non si sa mai.